Buonasera, siamo con l'attrice Tele Zeta Abram. Buongiorno. La prima domanda che volevo farle è, secondo lei, qual è l'importanza di questo evento per i giovani, per i ragazzi che sono qui presenti? Questo evento è molto importante proprio perché vuole avvicinare i giovani a quella che è la cultura cinematografica e il linguaggio del cinema. Quindi trovo sia molto importante, soprattutto in merito appunto a quello che stanno dicendo i relatori dell'evento. Rispetto al cinema neoclassico italiano e quanto e come avvicinare i giovani al cinema, insomma, trovo che sia molto molto bello. Lei che ha partecipato come alla giuria, quali sono secondo lei sono state le maggiori difficoltà di questi ragazzi nel compito che hanno dovuto svolgere? Questa forse è una domanda che dovresti fare ai ragazzi, Secondo lei, guardando... probabilmente. Secondo me, le difficoltà che possono essere avute, che possono aver avuto è proprio nella costruzione del trailer, nel senso perché spesso i giovani, secondo me, ovviamente, giovani tutti, cioè noi tutti, non solo i giovani come categoria, siamo abituati ad essere più spettatori del cinema, ok? Quindi in questo caso si è dato la possibilità ai ragazzi di mettersi in gioco, quindi di avvicinarsi realmente a quello che è il linguaggio del cinema, più che esserne semplicemente degli spettatori. Quindi questo credo che sia la sfida più importante e che è il motivo, insomma, che mi ha incuriosito a partecipare a questo evento. L'altra domanda era, ho visto da poco ultimamente Nanni Moretti e lui è molto diciamo, è convinto dell'importanza proprio del cinema in quanto struttura, cioè di andare a vedere i film al cinema. Secondo lei adesso con il digitale, con il computer e lo streaming, secondo lei questo rischia di perdersi e come si potrebbe risolvere questo problema? Allora, il rischio Come c'è. portarli appunto al cinema in quanto struttura cinematografica, con la sala, con l'audio corretto? Ok, allora sì, il rischio ovviamente c'è, perché comunque sempre più noi spettatori siamo fruitori di queste piattaforme. Secondo me l'unico modo è quello di proporre dei film molto belli che ovviamente trainano le persone a scegliere di andare al cinema, perché poi una cosa che mi ha molto incuriosito assistendo alle interviste dei ragazzi è che poi loro effettivamente al cinema ci vanno, chi una volta a settimana, chi però in linea di massima ci vanno i ragazzi, quindi secondo me il modo migliore è quello appunto sì di fare dei bellissimi film, che ovviamente è la sfida di qualsiasi regista, e sì di farsi conoscere i giovani, perché è l'unico modo insomma per sopravvivere, altrimenti sarà un po' più difficile, ecco. Mi ricollego a questo con l'ultima domanda, legata soprattutto a questa, cioè lei è un'attrice contemporanea, Sì. non sente la nostalgia di attori e registi del passato? Io ovviamente no, perché sono nata in Africa e quindi diciamo che io mi sono sentita in questo evento molto più vicina ai giovani che non ai relatori, nel senso che infatti mi incuriosiva molto continuare a sentire quello che dicevano, perché sì, cioè mi sono sentita più in empatia con i ragazzi che ovviamente non conoscevano necessariamente tutte le cose della cultura italiana, e quindi paradossalmente appunto ho capito che anch'io dovevo fare uno sforzo in più per avvicinarmi a quella che è la cultura del cinema italiano, anche se magari ne conoscevo un pochino di più rispetto ai ragazzi. Ok, va bene, grazie mille, la Grazie a te. lascio.